Buongiorno amici, bentornati sul canale. Siamo a Borgo Valsugana, paese di cui completamente ignoravo l'esistenza fino a alcune settimane fa, ma siamo qui per girare un video domani, di cui non spoilerò nulla, ma un video che sarà diverso e anche importante rispetto al solito. Ah, ecco, qui c'è il cassonetto, guardate. Qui siamo nell'area sosta di Borgo Valsugana, cassonetto 50 centesimi per buttare la spazzatura. A prescindere, fantastico. E niente, adesso ci facciamo un giro in paese, nel pomeriggio andiamo a vedere questo luogo di Artesella, eccolo, si chiama Artesella. Poi devo prendere anche un supporto per tenere la fotocamera dalla borsa e avanti così mentre la Marghe piange e vlogghiamo così. Per capire questo legame stretto che c'è tra le aree sosta camper e i cimiteri. Napoleone Bonaparte, generalissimo, abitò in questa casa il 6 dicembre, cioè ci ha dormito una notte. Adesso andiamo a vedere uno scorcio, bello sto scorcio. Su, non ti buttare di sotto, sai. Che bello. Che probabilmente era di qui, Acide De Gasperi, o comunque della zona. Guardare su Wikipedia. Finiamo sempre nei posti di cui non sappiamo nulla. Ah, è morto qua. Vabbè, non è bello. Ecco, questo è il negozio per la Marti. Tutte cose fighe per la casa. Effettivamente è bello. Ah, è un bello scorcio questo. Questo è il Brenta. Anche quella è uva, ma guarda che tronco c'ha questa vite. Wow. Dunque, se mai vi capitasse di capitare all'area sosta di Borgo Valsugana, non vi passasse in mente, cioè la spazzatura ve la portate a casa, perché vedete c'è un cassonetto che per 50 centesimi ti prende la spazzatura, a meno che questo cassonetto non sia pieno e quindi butti dentro i 50 centesimi, si ruba i tuoi soldi, il coso non si apre perché è incastrato da quanto è pieno e quindi si ruba i tuoi soldi. Comunque siamo ad Artesella. Siamo saliti qua praticamente a 1000 metri, non si vede nulla, ma è questo posto qua che adesso vi facciamo vedere dopo aver mangiato. Esci. Anche qua c'è questa cosa di 50 centesimi, poi lucchetti dappertutto. Un odore di cacca di mucca impressionante. Vediamo, ora abbiamo finito i 50 centesimi, ma più tardi magari ce li avremo per buttare la nostra spazzatura. Ciao Olivia, si vede dopo, eh? Sì, sì, è un abbandono in pieno titolo proprio. Artesella. Praticamente c'è queste opere d'arte in mezzo alla natura. Ecco, questa è la cosa giusta. Non so se si vede, attenzione, cinghiali. Ho messo un obiettivo grandangolare fisso adesso alla mia Lumix, perché voglio provarlo, però non ho zoom. Quindi un po' come con la GoPro, vi dovete accontentare. Però almeno se non altro spero avere un audio decente così. Pesante, ma... questo è assurdo. Poi sembra vivo, in realtà sono delle piante qui a terra. Questi sono il legno secco. Wow, si vede nulla, ma va bene. E niente, Marti si è appena accorta che ho i pantaloni completamente strappati sul culo. Completamente. Meno male c'è lo zaino un po' che copre. Era uno strappettino, chiaramente usandoli per il piacere di voi tutte donne. Di voi tutte donne, si dice così, no? Voi tutte donne. Comunque, praticamente qui ci sono opere che non si possono neanche fotografare e in generale non si possono vendere le foto che fai qui, ma quello mi sembra abbastanza ovvio. Pazzesco. Stai scendendo? Sì.
Prima o poi capirò il significato di quest'opera. Di sicuro c'è un pannello solare con un inverter e un regolatore di carica che carica quelle due batterie che potrebbero essere al litio, ma a parte questo non so cosa potrei dedurre. Questo è un camperista che è fissato col litio, che si è messo a fare questo lavoro. Notare anche il fondo. Vabbè, io e l'arte abbiamo quella contemporanea, abbiamo un odio amore, cioè per arredamento in alcuni casi sì, bella, cioè sui significati sono belli da quando te li dicono, perché a capirli basta sapere. 14 euro comunque in due l'entrata, quindi 7 euro a testa, la bambina gratis. Vedete, non sa neanche dove si trova, vero Buggy? Questa dorme per fortuna. Wow, qua c'è tutto, c'è la ghiaia che fa tutto un effetto sonoro pazzesco. Figo, perché è pomeriggio, di solito sono il pomeriggio, sono un vecchio. Cioè, ma vedi che questo l'hanno intrecciato loro, vero? Gli hanno messo le cortecce per farlo sembrare unico. Esatto. Ah, fubini. Infatti, vedi sotto, si vede. Sì, si vede che ha questo. Non ha neanche legno sotto, capito? Cioè, hanno rivestito qualcosa con qualcosa, sì, di un albero. Cioè, sono due punte di un albero, praticamente. Io penso di sì. E poi qui c'è quasi delle talpe, vedi? Qualche bestia è che scava in questa maniera e fa questi cumuli. Noi pagheremmo per essere portati in giro come viene portata a giro la Marghe. In un sacco a pelo, sdraiati, spinti su una carrozzina, comodi. Certo, chiaramente non venga a fare paragoni con qualche invalidità, però ecco, in certe occasioni essere liberamente sospinti, rilassati, non è male. E poi prendere 100 kg. Vabbè. Ganzo, buchi cilindrici nella pietra. Quella è praticamente la torre d'avorio di Fantasia, giusto? Vero? Storia infinita. E voilà! Oggi proviamo sto succo di melagrana della Levico. Troppo estremo, praticamente è una big bubble. Il video di oggi finisce qui, ma in realtà il vero motivo per cui siamo venuti in questa zona è un altro, e è il video che girerò domani. Sarà un video abbastanza particolare, diverso dalle tematiche solite, però vi spoilerò solo che, diciamo, andiamo a conoscere una persona che ha fatto una scelta lavorativa, diciamo, particolare, piuttosto originale, ma anche molto, molto interessante, specialmente per il mio pubblico, diciamo. Quindi spero che vi piacerà, spero che vi sia piaciuto il video di oggi. Se vi iscrivete al canale mi fate tantissimo piacere, così come se mettete mi piace, fate commenti educati, diciamo, perché quelli che non sono educati, come è successo a parte anche nell'ultimo video, verranno a loro insaputa nascosti dal canale. Quindi grazie mille per averci seguito e ci vediamo presto, dipende da quando riesco a montare. Ciao.